Mi chiamo Caterina Luppa e niente, diciamo che nella vita allevo insetti. Sostenibilità presente per l'agenda del futuro. Voci al femminile. Economia circolare, lavoro e innovazione. Tre esempi di mondi possibili. Caterina, insieme a Giacomo, ha fondato Bugs Life, startup umbra. Alta formazione e circolarità dell'economia sono alla base di questo progetto molto innovativo. La Bugs Life ha sviluppato tecnologie per allevare gli insetti su scala industriale, per andare a bioconvertire tutti quelli che sono i sottoprodotti dell'agricoltura, dell'agroindustria. Non li posso chiamare scarti per legge, quindi li chiameremo sottoprodotti. E le larve li bioconvertono in proteine sostenibili. Queste proteine noi non le destiniamo all'alimentazione umana, quindi non è che domenica pranzo invece della parmigiana dobbiamo mangiarci la mosca soldato, però questa farina proteica è una materia prima per mangimi. Proteine a basso impatto ambientale. Ascoltiamo come e dove vengono utilizzate. Diciamo che come nostro primo mercato che andiamo a colpire è quello del pet food, perché il mercato del pet food è un mercato incredibilmente in crescita, soprattutto a valore, perché va a guardare sempre ad alimenti sempre più premium, sostenibili. Il trend della sostenibilità che si è sviluppato nell'uomo si sta ripercuotendo chiaramente anche nei nostri amici a quattro zampe. E quindi il pet food è il primo mercato, diciamo che in gergo si direbbero i nostri early adopters, il primo mercato che adotta la nostra innovazione. E poi però invece c'è una serie di settori che sono più collegati poi all'alimentazione umana, perché parliamo dell'acquacoltura, quindi la farina di insetto per sostituire la farina di pesce, la farina di insetto per sostituire la soia, quindi negli allevamenti più convenzionali di polli e di suini. Dall'Umbria all'Olanda e ritorno. Da dove arriva l'idea? E allora, io mi sono laureata, io sono umbra, come molte delle persone che penso stiano ascoltando questo podcast, sono umbra e mi sono laureata alla triennale all'Università di Agraria di Perugia e dopodiché sono andata a fare la magistrale a Wageningen, che è questa università olandese molto buona per quanto riguarda l'agricoltura, forse la migliore in Europa. Ed è molto molto incentrata proprio sulle scienze naturali viste da un punto di vista sostenibile. E sono andata lì a fare cosa? Sempre a studiare agraria sostanzialmente. Ho preso questo master di 2 anni in agricoltura biologica e mi sono specializzata nella qualità e nella biologia dei suoli. Dopodiché, mentre ero in Olanda, ho conosciuto poi quello che sarebbe diventato il cofondatore della Bugs Life, Giacomo Zeni, che invece era lì sempre per fare la magistrale. Lui però ha percorso di biotecnologie a Trento, che è partito dalle biotecnologie mediche per poi arrivare a Wageningen a studiare invece le biotecnologie alimentari e poi a specializzarsi nell'allevamento delle larve di mosca soldato. Cioè lui si è proprio ha lavorato presso un'azienda che allevava la mosca soldato, perché in Olanda in realtà l'Olanda credo che sia stato il primo paese europeo a partire con l'allevamento degli insetti, quindi erano molto all'avanguardia anche 3-4 anni fa quando stavamo ancora in Olanda. Dopodiché ci eravamo un po' stufati, io personalmente mi ero un po' stufata di svegliarmi la mattina e come prima cosa da fare asciugare il sellino della bici con il gomito per poi andare all'università o insomma al lavoro, e quindi ho detto: senti, torniamo, cioè vorrei tornare in Italia. E anche perché qua in Italia la mia famiglia è un'azienda agricola, sempre in Umbria, siamo a Bevagna. Ed hanno un impianto di biogas. Il biogas, non so se tutti lo conoscono, ma diciamo è una delle fonti di energie rinnovabili. Ha come input prodotti e sottoprodotti agricoli e come output elettricità che viene immessa direttamente nella rete. Oltre ad avere l'elettricità come sottoprodotto, ha anche molto calore, che tante volte non viene utilizzato. E guarda caso, le larve della mosca soldato, quella che alleviamo noi, crescono a una temperatura di 27 gradi centigradi costanti tutto l'anno. Quindi la nostra idea è stata: ok, proviamoci. Diciamo che noi siamo partiti con un container, proprio un container. In realtà, proprio parlando di economia circolare, era un vecchio forno del tabacco. E ci abbiamo fatto questo primo laboratorio dove abbiamo iniziato a testare i sottoprodotti dell'agricoltura umbra. Nel frattempo, con Giacomo chiaramente ci siamo divisi i compiti.
e Giacomo lui è il CTO, cioè lui è quello responsabile di tutto lo sviluppo della tecnologia, il brevetto Bugs Life, Giacomo è l'inventore. E invece io sono diventata proprio un burocrate, cioè carte, normative, contabilità, bandi, scrittura di tanti bandi. Oltre le mosche, vere partner di questo progetto, andiamo a conoscere il resto del gruppo. Chi siamo adesso? Oltre a Giacomo, Caterina, che siamo i cofondatori, c'è appunto Ideare, Marcello Marconi, che sono occupati appunto della pianificazione strategica e dello sviluppo di softwareistica. Gaetano, che invece è un ingegnere, lui l'abbiamo trovato su LinkedIn, ci siamo conosciuti su LinkedIn, lui niente, è entrato poi in società con noi, quindi insomma lui è l'ingegnere. Più recentemente poi è entrato Antonio Baldaccini, che è un imprenditore umbro fortissimo e lui ci fa proprio da manager. Noi in Umbria abbiamo trovato un terreno ultra fertile in realtà, perché tra Sviluppo Umbria, la regione, l'ASL, anche l'ASL ci ha veramente dato una grandissima mano con il dottor Pandolfi e insomma veramente un terreno fertile, quello assolutamente devo dire. Poi per la ricerca dei fondi privati invece siamo dovuti andare a guardare anche un pochino oltre l'Umbria. Ripercorriamo tutto il percorso, dalla laurea alle larve. Abbiamo iniziato questa esperienza nel 2019, che veramente noi ci eravamo appena laureati, quindi un sacco di cose non le sapevamo, anche solo poi parlare con i tuoi coetanei, ma quindi che fai durante il giorno? Oddio, che faccio? Non lo so, un po' tutto, cioè dall'andare a parlare con la regione, a scrivermi un progetto, a pulire per terra l'allevamento delle larve, però poi ogni giorno cambia un po', è stato difficile in realtà per me, poi io sono molto precisa, sono del segno della Vergine, quindi trovarmi in una situazione in cui devi un po' capire quello che fare, capirlo da solo, organizzartelo, cioè è stato bello perché sicuramente penso quanto abbiamo imparato con questa esperienza, non so veramente in che altro modo avrei potuto, cioè proprio sulla pelle, no? Cioè dici ok, ti fai un'azienda da solo, fare l'imprenditore è difficile, però cavolo quanto è difficile e quanto è difficile innovare, quanto è difficile, vabbè il problema più grande per noi è stato cioè trovare i finanziamenti, quello sì che altro che la Bugs Life è una startup innovativa che sviluppa le tecnologie, no, la Bugs Life è una startup innovativa che cerca fondi dalla mattina alla sera. Adesso proviamo ad entrare nel mondo Bugs Life e in questo particolare allevamento. Noi alleviamo in particolare le larve della mosca, perché che facciamo? L'allevamento ve lo dovete immaginare indoor, un capannone, vertical farming per farvi capire, quindi sfruttiamo molto l'altezza. In cassette impilate. In queste cassette andiamo a mettere un sottoprodotto agricolo, agroalimentare, che sia però finemente sminuzzato e bagnato al 70% di umidità, sostanzialmente una polenta, ci dobbiamo immaginare. Sopra questa polenta andiamo a mettere le uova. Le uova le abbiamo raccolte dalle mosche, delle larve di mosca soldato, tramite un sistema molto semplice, perché sostanzialmente le mosche, come anche la mosca domestica, dove depongono? Dove c'è odore. Quindi con un sistema dove c'è odore e un nido d'ape facciamo deporre le uova lì, quindi loro sanno che devono deporre là, le nostre bravissime mosche. Prendiamo il nido d'ape, lo depositiamo sopra la cassetta, insomma, dove c'è già il substrato e loro crescono. Dopodiché la larva però va trasformata, perché in Italia non si può utilizzare la larva viva, così tal quale. La larva quindi viene poi essiccata e le larve essiccate poi vengono processate, quindi noi separiamo la proteina dal grasso tramite una pressa a caldo. E la proteina è la nostra materia prima proprio, cioè insomma il nostro core product, ok? Perché parliamo però di proteine, perché sono così importanti le proteine, cioè considerate che le proteine sono il motivo per cui noi vogliamo mangiare, nel senso noi come umani ma come gli animali in generale non possono vivere senza un'assunzione di proteine. E che è successo? Diciamo che adesso gli studiosi sono andati a definire quello che si chiama il protein gap, quindi la nostra capacità di produrre proteine ha raggiunto una stasi, cioè non possiamo più produrre proteine con i metodi tradizionali, un po' a causa dell'esaurimento delle risorse, dei cambiamenti climatici, dobbiamo andare a cercare fonti di proteine che siano alternative, sostenibili, e quelle più
promettenti sembrano essere proprio quelle degli insetti, perché hanno un basso input, sono quindi circolari, locali, quindi una materia prima che non teme fluttuazioni geopolitiche, e poi siamo quasi pronti. Noi in Italia iniziamo a essere un po' in ritardo, infatti parliamo di innovazione. Diciamo che in Europa, nel nord Europa, si parla della mosca soldato già da 5, 6, 7 anni. Il primo paper sulla mosca soldato è del 91. In Italia non abbiamo una realtà industriale. Adesso in Europa, dal Portogallo alla Polonia, ogni stato ha un suo impianto di allevamento industriale, mentre in Italia noi siamo rimasti un pochino indietro, non ci sono realtà industriali. Ci sono tante ricerche, chiaro, l'università lo sta dicendo da anni, però non c'è una realtà industriale. Noi come Bugs Life siamo gli unici in Umbria sicuramente a portare avanti questo progetto con un'ottica non di ricerca ma imprenditoriale, ma siamo anche gli unici in Italia che hanno proprio questo concetto di allevamento industriale, che recupera il calore di un impianto di biogas, che recupera i sottoprodotti dell'agricoltura e dell'agroindustria. Quindi recupero di sottoprodotti agricoli, scarti dell'agricoltura e di calore, biogas, per produrre larve di mosca soldato, che trasformate in farina diventano proteine destinate all'alimentazione degli animali. In sintesi, proteine a filiera corta e a basso impatto ambientale. Ma se dovessimo provare a raccontarne il sapore... Non è male, è una, la farina è una polvere che sa quasi di nocciola, così, la dico così, per il signor Ferrero, gliela butto là. Ricordiamo, queste proteine la Bugs Life le destina al pet food, agli animali dunque. Ma rispetto agli insetti in Europa ci sono diverse specie autorizzate anche per l'alimentazione umana. Il dibattito è oggi aperto e le innovazioni diverse. Beh, allora, l'allevamento degli insetti, cioè a chi piace e a chi non piace, cioè a chi spaventa e chi invece stravede, no, io li ho mangiati gli insetti. Noi ci difendiamo sempre dicendo, guarda, noi alleviamo per fare economia circolare e per fare il mangime, quindi se il pollo della domenica ce l'hai. Però ci sono anche chi magari ti dice, ah, mangiateli tu gli insetti, e dici, oddio, no, non se li mangia nessuno, giuriamo. In generale penso che fare innovazione in generale non è semplice, ma più che altro non tanto perché non abbiamo idee, perché noi italiani siamo di una creatività impressionante, tante volte penso che su quello non ci batte veramente nessuno, però poi dopo ti scontri tante volte con la ricerca di fondi, perché effettivamente è difficile, cioè io e Giacomo ci siamo riusciti a finanziare tramite progetti europei, non proprio strettamente legati alla Bugs Life, ma facendo altri lavori, quindi anche questo, insomma, è pesante. Quello che dice Giacomo, il vero prezzo è quello emotivo, perché comunque tante volte dici, porca miseria, ma chi me lo fa fare di continuare a insistere su questo settore innovativo? Però c'è gente che lo ha capito, c'è gente che ci crede, ci vuole investire, ci ha investito tempo e quindi io penso che adesso la Bugs Life sia in un momento molto positivo. L'innovazione ha necessità di trovare infrastrutture e ambienti pronti ad accoglierla, altrimenti le buone idee restano tali e non si strutturano. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ci propone sfide nuove e ci impone obiettivi che proprio i giovani come Caterina e Giacomo sono pronti a raccogliere. Tra 10 anni mi vedo, cioè più che altro vedo la Bugs Life come la pioniera nell'allevamento della mosca soldato, con il primo impianto in Umbria, il più grande d'Italia, e poi nel 2030 ci saranno anche tanti altri impianti di allevamento di mosca soldato, perché comunque stiamo parlando di una cosa locale, cioè chiunque ha un sottoprodotto, che sia il calore o che sia l'organico, può avere un impianto di mosca soldato, e ce ne saranno infiniti in Italia, perché noi in Italia abbiamo un panorama di piccole e medie imprese incredibile, quindi è lì che andiamo a giocare. E nel 2030 la maggior parte di quegli impianti saranno con le tecnologie Bugs Life. Bene. No, mi sento bene. Allora, adesso, ora come adesso, c'ho sempre un po' paura di non farcela, è chiaro. Anzi, ma tante volte, come dicevamo prima, il vero prezzo è quello emotivo. La paura di non farcela è enorme. Però poi c'è l'altra parte della candela che, ok, se ce la facciamo, tanta roba.
Sostenibilità presente per l'agenda del futuro è un podcast realizzato da Giorgio Vicario. Le musiche e il sound design sono a cura del collettivo VidV.